fans Catania conquistano il Colosseo e invadono il campo dei barbari Roma Nord incassando la quarta vittoria. Azzardare un pronostico prepartita era un'impresa complicata. Le due squadre in campo sono tra le più quotate della seconda divisione, ma i catanesi hanno avuto la meglio fissando il punteggio sul 30-10. Si tratta del quarto risultato positivo consecutivo che slancia gli Elephants Catania sulla vetta della classifica del girone A. Concentrati e decisi, i catanesi sono scesi in campo determinati a guadagnare la vittoria. I barbari inaugurano il match con un file goal con il quale hanno chiuso in vantaggio per 3-0 il primo quarto di gioco. Il quarterback catanese Conticello agguanta la partita e nel secondo quarto favorisce Gulisano facendo guadagnare i primi 6 punti sul tabellone del Catania. Ottima la difesa di Pecoraro a supporto dell'offense micidiale di Mangano, riuscito a gestire un drive di 99 yards e a violare la end zone romana con un touchdown pass di Conticello su Gulisano che ha trasformato il risultato in 33-13. Nel terzo quarto di gioco l'attacco di Mangano mette a segno un file goal con il kicker Gulisano. Inutile il tentativo di rimonta dei barbari, subito bloccati dalla pronta azione etnea. Conticello e Barbagallo siglano un altro touchdown pass e consegnano alla squadra etnea il vantaggio per 10-24. L'attacco dei barbari si sbilancia e tenta di accorciare le distanze con delle azioni di pass, ma il quarterback romano viene intercettato da Salatino e la palla passa nuovamente all'attacco degli Elephants, spegnendo definitivamente le speranze dei barbari di recuperare la partita. Il fischio finale della crew arbitrale annuncia la vittoria per 30-10 degli Elephants Catania. Grandi soddisfazioni quindi per i catanesi che avevano iniziato la season in modo incerto, ma la concentrazione e l'intenso programma di allenamento ha portato i frutti di ben 4 vittorie consecutive. Domenica 26 aprile si disputerà il match di ritorno a Cagliari contro i Crusaders. Sarà necessario per gli etnei rimanere focalizzati sugli obiettivi e non sottovalutare le ultime 4 partite della season che si giocheranno contro la Legio XIII Roma in casa al Benito Paolone, contro i Cardinals a Palermo e a chiudere la season contro i Barbari Roma in casa a Catania.